Ora vediamo come fare il file da stampa per un oggetto molto molto grosso. La mia area di stampa è 20x20x20, vediamo questo oggetto, non toccherò più nessun parametro perché è un file grosso e più i file sono grossi, più lento il programma è a caricare. Questo qua è l'oggetto che sto facendo caricare. Torniamo in visualizzazione layer e cominciamo e vediamo via via quali sono i parametri da sistemare per fare un oggetto grosso. Qualità del livello iniziale 0.25. Il mio consiglio è battetevene di stampare a 0.1 o a una qualità alta. Perché? Perché le stampe non finiscono più e anche perché tanto gli va bene lo stesso. Perché più un oggetto è grosso e meno deve essere definito. Io lavoro quasi sempre a 0.25 per questioni di velocità, senza considerare che c'è il rischio che più ore l'oggetto è sotto e più c'è il rischio che l'oggetto si rovini, che ci sia qualche problema durante la stampa. Poi, un'altra cosa da verificare è mettere le pareti un po' più larghe. Stampiamo sempre a 0.8, mettiamo 1.2, quindi se un oggetto è grosso, pareti larghe e anche livello alto e livello basso spessi. Io lavoro sempre come media 0.8 o 1, 1.6, quindi molto molto spessi. Un'altra cosa da considerare, la ritrazione è da abilitare. E da mettere da toccare lo Z-Hop e non lasciarlo 0.075 come c'è già definito, ma alzarlo 0.1, 0.2, 0.3 per evitare che si rovini sempre la stampa. Un'altra cosa, questo è un consiglio per risparmiare materiale, è tenete il riempimento basso, quindi l'oggetto riempimento basso e pareti larghe. Io ho messo il 6% che è sufficiente per far sì che la parte in alto riesca a chiudersi. Sarebbe molto difficile realizzare questo oggetto vuoto. Si potrebbe fare, non si potrebbe fare, perché solo si può fare solo se c'è un minimo di riempimento o solo se si azzarda tantissimo col top bottom. Vuol dire se qua io lo rimetto 6 mm. Allora magari a fare l'oggetto vuoto probabilmente si chiude, ma in questo caso consiglio di tenere un minimo riempimento qua per far sì che l'oggetto si chiuda, ok? Perché sennò crolla tutto. Poi velocità di stampa sempre a seconda della vostra stampante, temperatura di stampa abbiamo tenuto 200, abbiamo tenuto 210. In quasi tutti i tutorial che ho fatto vedere ho consigliato di lavorare a temperature alte, invece con oggetti molto molto grossi scaricate un attimino la temperatura, soprattutto con geometrie del genere, quindi 205, 207, perché è un po' più preciso, il materiale si secca un po' meglio. Poi, come supporto, mettete se serve o no, io ho messo ovunque il brim su stampe lunghe, mettetele sempre perché c'è il rischio che si scolli, ok? Il brim è il tappeto iniziale che sta attorno all'oggetto, che poi sarebbe questo. In questo caso non servirebbe a niente perché c'è un'intercapedine, c'è qualcosa nel file, ma i brim tradizionali sono proprio appena dopo l'oggetto per far sì che aderisca bene. Poi il diametro 1,75, ok. Ho fatto vedere sempre stampe con flussi abbastanza bassi. Oggetti grossi, flusso 100%, soprattutto perché sono molto vuoti internamente. Dimensione dell'ugello sempre 0.4. Un consiglio che mi sento di dare è potete anche mettere l'ugello 0.7 e lavorare con due pareti a 1.4, il doppio di 1.7. Poi il doppio di 0.7. In avanzato, valori di ritrazione e distanza sceglieteli voi a seconda della stampante. Altro consiglio per stampe grosse è livello iniziale aumentatelo a 0.3, 0.2, ma meglio 0.3, lo fa bello grosso e resiste molto. Travel speed a seconda della vostra stampante modificatelo. Ricordo che lo 0.0 dice segui la velocità standard che abbiamo impostato, in questo caso è 50, e dove compiliamo segue la velocità che gli indichiamo.
Tra lo speed 90 e bottom layer, avete sempre visto che ho lavorato a bottom layer, cioè primo strato lento, su oggetti grossi lavoro veloce, metto 40 perché sennò perdo troppo tempo. Ventole sempre abilitate, per il resto questo qua sono i parametri da tenere in considerazione quando si realizza una stampa molto grossa. Alla prossima!